Carlos Alcaraz è eliminato dal Masters 1000 di Roma, infatti perde da Marozsan per 6-3, 7-6. Nel tennis può succedere di tutto e questa ne è l'ennesima dimostrazione. Però, come sempre, prima di passare al video, io vi invito ad iscrivervi al canale. Forse con queste iscrizioni siamo a 188 da una settimana, arriviamo a 200 per vedere Roland Garros, mi raccomando. Io vi sto offrendo una copertura totale degli Internazionali d'Italia a fine giornata, comunque sia, inoltre uscirà un altro video, uscirà anche video in inglese, non so su che cosa lo farò, ci penserò mentre guarderò la partita di Medvedev. Poi vi invito anche ad lasciare like, ragazzi, è fondamentale anche quello, perché lasciando like mi lasciate un feedback. Se volete lasciare dislike, vi chiedo per cortesia di dare una ragione alla vostra scelta, ovviamente che la rispetterei, anzi sarei contentissimo. Se per la crescita del canale, se mi arrivasse uno che mi scrive nei commenti, ti ho messo dislike perché non mi piace questo, non mi piace quell'altro. Educatamente io risponderò, ti dirò grazie infinite, le migliorerò. Poi ovviamente sempre like, tutti gli ambaradam, commentate, mi raccomando, e condivisione. Alcaraz, ragazzi, è eliminato. A questo punto, beh, sicuramente una notizia felice per gli altri top player, per Rune, per Medvedev, se lo voglio considerare un top player su terra, per Sinner, secondo me che Sinner ieri ha vinto una partita che per lui è stata importantissima, secondo me per Djokovic in particolar modo. Insomma, io credo che, beh, io credo che a questo punto chiunque esca, allora io nella live del solettino l'ho detto e ancora adesso non lo dico perché sarebbe troppo, cioè, poi rischi di passare come il capo espiatorio della combriccola perché gli hai tirato la gufata. Però, vabbè, stiamo zitti che è meglio, insomma, questo è il discorso. Io mi auguro che vinca un giocatore italiano e se ci sta uno che ha le possibilità, ovviamente, è Sinner, indubbiamente. Da quella parte là ci stanno. Abbiamo l'ottavo di Djokovic con Norrie. Poi abbiamo Rune con Gere, no, quello è Rude con Gere, e Sinner, non so con chi. Là abbiamo due bei quarti potenzialmente, Djokovic, Rune e Rude, ragazzi sto praticamente dicendo che è volgare, Rude e Sinner. A proposito, oggi non mancata la video in inglese, non so ancora su che sarà, vabbè, insomma sarà su una roba simile. E niente, parliamo della partita di Alcaraz e Marozsan, perché abbiamo spostato il focus su un'altra cosa. Beh, oggi l'ungherese ha giocato una partita inumana. Io onestamente non mi sarei mai aspettato, ma dico mai, 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 ma nemmeno nei sogni, nelle possibilità e speranze più remote. Lo so, ragazzi, che è una brutta botta per il mio fantatennis e io spero che pure Djokovic perda contro Norrie, perché non vorrei che chi ha messo Djokovic, soprattutto chi l'ha messo bonus, che è stato solo uno, frega tutti, quindi forza Norri. Però vabbè, tralasciando la storia fatta tennis, va bene così, Alcaraz, insomma, io credo che se Djokovic vince Roma, allora forse Djokovic è favorito, ma comunque sia, Djokovic e Alcaraz saranno i due favoriti a nastri di partenza della Roland Garros. E quando vai a giocare gli slam, la tensione aumenta, devi giocare 3 set della vita, quindi anche se giochi 2 set della vita, poi te ne manca un altro. La tenuta fisica sono più abituati, quindi io credo che questi due comunque siano i due. Cioè, io credo che Alcaraz rientra tra i due favoriti. Però al momento ancora il primo. Se Djokovic vince Roma, anche il primo magari scende al secondo. Io Nadal non lo considero, ve l'ho detto moltissime volte. Uno perché probabilmente, io ho detto addirittura con ogni probabilità, ma probabilmente ho ragione dicendo che con ogni probabilità non giocherà, visto e considerato che, visti anche gli allenamenti, onestamente, a ritmi scarni. Io credo che Nadal non giocherà nella maniera più assurda a Roland Garros. Io credo che l'ho detto moltissime volte. Io credo che si farà operare perché, e poi darà l'addio perché proprio non riesce a recuperare questo problema. Significa che ci sta qualche problema di fondo là che è veramente pesante. Magari è risolvibile, ma qualche problema di fondo che qualche acciacco fisico troppo grande. Comunque sia, oggi Alcaraz sicuramente non è che abbia giocato bene, non è che tu voglia dire. Però ragazzi, secondo me non è stato Alcaraz che ha fatto la partita peggiore di sempre, che dici qua ha sbagliato anche l'insbagliabile. È stata probabilmente una partita sottotono,
ma l'Ungherese ha fatto una partita mostra, a dire proprio mostruosa, cioè un qualcosa di pazzesco. Io ho visto, non io, abbiamo visto certi colpi che non avevano senso. Al tiebreak all'indietro stava indietreggiando su una palla che era nell'ultimo metro quadrato di campo della parte sinistra, dritto lui lo fa nel metro quadrato dalla parte destra dell'altro campo, c'è cioè qualcosa di inumano, colpi che non esistono, rovescio spaccata vincente Lungoriga alla Djokovic su un rovescio di Alcaraz pesante, risposte pazzesche, servizi pure, palle corte, cioè si è visto di tutto di più, è stato uno show questa partita, è stata una partita secondo me pazzesca. Alcaraz non ha giocato malissimo per l'appunto, forse non ha nemmeno giocato male, oddio, forse sì. Non è che ha Alcaraz oggi non è stata una partita che dice, vabbè, tipo secondo me Djokovic con Musetti, che Djokovic si è suicidato, perché Djokovic pur giocando malissimo stava per vincere, stava per vincere. Là è stato Musetti che a momenti, cioè con quel Djokovic, se perdi con Djokovic tu non ci vinci mai più. Oggi non è stato Alcaraz ad aver giocato malissimo ed essersi suicidato sportivamente parlando. Oggi è stato Marozsan che ha fatto una prestazione inumana, cioè qualcosa di pazzesco, irreale. Cioè, avete visto alcuni colpi che ha fatto, alcuni punti, alcune smorzate, con che scioltezza. Alcaraz stava avanti 4-1, tiene due servizi. Poi è vero l'errore di Alcaraz sulla palla corta, però ragazzi, oggi Marozsan ha fatto delle cose fuori dal comune. Io. Questo ragazzo, cioè, allora sicuramente questa è una giornata che tu probabilmente non ribecchi mai più. Cioè, l'hai beccata adesso, ma non la ribecchi mai più. Ma se dovesse giocare, cioè, questa, una prestazione del genere non è qualificabile. Cioè, questa è la prestazione della vita. È la prestazione da numero zero del mondo, non da numero uno al mondo. Cioè, questa è una partita dove ti è uscito tutto. Hai provato il dritto all'incrocio delle righe da 6 metri dietro la riga di fondo e ti è uscito. Hai provato il servizio vincente dell'incrocio delle righe che toccava il chiodo ed è riuscito. Hai provato di tutto, di più e ti è uscito. Questa è stata la partita della vita dell'Ungherese. Comunque sì, Alcaraz avrà più tempo per prepararsi a Roland Garros. Quanto tempo andrà? Secondo me Alcaraz già tra 2 o 3 giorni lo vedremo a Parigi, in Francia, ad allenarsi. Avrà più tempo per il Roland Garros, per prepararsi bene alle condizioni. Quindi sì, è una sconfitta, però comunque sia la stagione su terra di Alcaraz fa comunque paura. Titolo a Barcellona. Titolo a Madrid e qua vabbè, secondo turno, terzo turno in realtà, 32esimi di finale, secondo turno per lui, però comunque sia, si parla di 11, di 12 successi e una sola sconfitta. Se vogliamo metterci anche Buenos Aires e Rio de Janeiro sono 4 più 5, 9 se non sbaglio, 21-2. Cioè, non è che il ragazzo ha giocato bene, il ragazzo sta giocando benissimo. Adesso sta giocando Medvedev, Rublev sta chiudendo, insomma. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, ci ribecchiamo come sempre. Oggi col video in inglese e forse anche col video aggiornamento. Vi chiedo scusa se non farò video aggiornamento, ma vorrei andare a dormire un po' prima, c'ho ancora da fare delle cose, poi devo allenare, insomma, addome, stretching, di tutto e di più. Vabbè, lasciamo stare, grazie per la visione, ci ribecchiamo come sempre. Con dei nuovi video, da me è tutto. Ciao!